Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Farming Simulator 22 nella serie dei fratelli Caponi. Allora, ragazzuoli, vediamo un po' cosa c'è da fare oggi. Ovviamente, questa serie, come la maggior parte delle mattinate su Farming, è dedicata al multiplayer e follower del canale. Quindi chi vuole o volesse prendere parte alla partita, gli basterà semplicemente essere follower del canale, come fa anche il mitico Kaiman Lori. E allora, diamo un'occhiatina ai contratti. Allora, l'ultima volta abbiamo messo la farina nel forno qui e sono usciti i primi bancali di pane. Allora, intanto vorrei fare una cosina. Allora, 10.000 litri. Ok, direi che c'è abbastanza. Allora, quello che produce di più è il sorgo, se non ricordo male. Esatto. Anzi, avena, avena, sì. Esatto, l'avena. Il sorgo un po' meno, quindi cercheremo di produrre, ovviamente, nei tempi giusti. Seminare e raccogliere avena. E allora, detto questo, ah, scusate, mi sono dimenticato, per chi ovviamente si fosse perso la live della settimana scorsa, ho messo l'antenna per i cellulari qui, come generatore di guadagni. Ok, allora, detto questo, vediamo un po' i contratti. Allora, ci ha dato un'occhiatina, visto che ecco qua, campo 32. Il campo 32 dove che si trova? Vediamo un po'. Campo 32. Quindi uscendo. Superare il ponte, ok. Ah, dovrebbe essere questa cosa. Ah, è vicino il caseificio, ok, perfetto. Ci avviamo. Praticamente dall'altra parte. Qui mi sa che modificare un po' l'assetto. Dei nostri amici che ci verranno a trovare in Lives. Allora, accettato il contratto. Senti, no. Allora, dove sta? Ah, mietitura, ok, perfetto. Cereali.
questi c'erano 800 followers del canale del nostro amico il grande Fenbus 08. Fenbus, quando vivi l'altro stici fatti con di sciarta le risate con sapate che tu sei Fenbus. Ebbene sì, il mitico Fenbus ha raggiunto il grandissimo risultato di 800 followers, ragazzi, è un grande risultato e ovviamente volevo approfittare per ringraziare ovviamente da Joelian underscore 49 per il follow dato al canale quando ero offline. Ovviamente ringrazio anche Loren, Luke, Mark 1956 e ovviamente tutti voi che in questo momento mi state seguendo qui su Twitch in diretta, ma anche voi che mi state guardando in replica qui su Twitch, ma anche su YouTube. Grazie. Buongiorno carissimo, grazie per essere passato in live, buona carica caffeina, tutto bene, buon inizio di settimana, anche se oggi è martedì, diciamo. Qui la Andrea carissimo, ora arrivo, sono da voi. E allora cari ragazzi, oggi festeggiamo gli 800 followers del canale di Fenbus 08. Anche lui ha raggiunto la famosissima cifra tonda di 800. Ragazzuoli, è qualcosa di incredibile. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Ovviamente l'ho ricordato stamattina perché
Fergus è uno dei, diciamo così, potrei definirlo uno dei fondatori di questo canale, che mi ha dato una mano a crescere. Ovviamente avete tutti la mia stima, ma con Fergus diciamo che c'è un si è creato un legame che va ben oltre, diciamo, il virtuale, come per voi, diciamo che mi ha dato una mano, ovviamente. Insomma, lo faccio anche con voi. Ragazzi, a proposito, per voi che state guardando questo video in replica su Twitch e su YouTube, che ovviamente questo video lo troverete giovedì a mezzogiorno, se non seguite i canali degli amici Andrea80Biella e dell'amico Drift3131, come sempre vi invito ad entrare su Twitch e lasciare un bel follow al loro canale, così gli permettiamo di crescere e naturalmente li facciamo diventare famosi. Anche se loro già sono famosi. Ragazzi, io poi il lunedì sera, diciamo il lunedì, lo faccio un po' così fugace qui su Twitch, quindi se scrivete il lunedì e magari vedete che non rispondo, non prendetela a male, ma diciamo che è il giorno in cui entro su Twitch giusto la sera per mandare la replica. Esatto, Andrea, beh, io e te oramai mi sa che è più di un anno che ci conosciamo, quindi diciamo che si cerca di essere, come potrei dire, adesso mi sfugge il termine corretto, comunque essere una squadra, fare squadra, essere solidali, non farsi le scarpette di ginnastica. Sì, diciamo che cerco sempre di far sì che ci sia un'armonia, ma anche rispetto reciproco. Ale, buongiorno. Proprio stamattina sono venuto. Sono passato su YouTube e ho visto il video. Ho visto una spezzone del video, una metà della live che hai fatto questi giorni qua, non so se ieri. Ho visto che hai iniziato a mettere anche i filari dell'uva. Ottimo. Ale, tu se vuoi puoi venire in partita, tranquillamente. Oggi siamo in modalità PC. Su questa mappa qua le alterniamo un pochettino. Andrea80Biella sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, mitico Andrea. Oramai con dei titoli si sprecano. Abbiamo detto super grande ministro dei trasporti su gomma, poi l'altro qual era? Tranquillo Alessandro, non ci sono problemi. Ale, quando c'è tempo, siamo qua. Stamma a posto. Stamma. Ah, vabbè. Perché sì, ma siamo. Stamma, in questo caso. Però, bravo, ci sei quasi. Ragazzi, ovviamente, come sempre lo dico, come ho fatto anche prima, seguite, oltre al canale dell'amico Drift3131 e di Andrea80Biella,
seguite anche il canale, anzi come dicono, come dice Abbattantuono, seguite un canale dell'Andrea Biel, dell'Andrea Biel, Andrea Tanda Biel, dell'Aleasso Allegrecia, e naturalmente quello di Drift 3131. E ovviamente se non mi seguite scambiate un bel follow su. Così ci diamo una mano. Caro Ale, oggi festeggiamo gli 800 followers del canale di Fergus. Stamattina ho letto i suoi messaggi e ho visto che ha fatto cifra tonda. Complimenti a lui, ma ovviamente complimenti anche a voi che i vostri canali stanno andando bene. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Eh sì, ragazzuoli, è così. Noto con piacere che anche i vostri canali stanno crescendo. Willis, buongiorno, mitico Willis. Mitico, mitico. Di miti, il mitico Willis, facciamo un bel applauso. Hopla! Adesso devo andare a prendere il tratturiello, ok. Ovviamente switchiamo, prendiamo il mezzo che al momento è più potente. Comunque Andrea, con questa mod qua, con questo qui dello stire, che poi anche il case, gli H all'angolo piccolino. Per il momento devo soltanto fare le riparazioni, quindi ottima mod. Ovviamente va ad aria compressa, quindi non inquino. Anzi va di idrogeno, mi sa. Ecco qua, abbiamo attivato anche i lampeggianti realistici qua. Willis, come va la tua? Il tuo canale, facciamo anche un po' di pubblicità al canale di Willis77. Guagliuni, per voi che state guardando questo video in diretta, in replica su Twitch e su YouTube, nella parte della chat in basso leggerete il nome e vi invito come sempre a passare nel canale di Willis77. Luciano, in questo momento sono in modalità PC. Luciano. Buongiorno, scusami, mo se ci metto, cazzo. Ecco qua. Ok, perfetto. Lo so che possa risultare ripetitivo, però siccome questo lo faccio ormai da quando è stato istituito questo canale, allora lo faccio con enorme piacere se posso dare una mano ad altre persone. Anche se questo canale non fa un numero grandissimo di persone live, oh, non fa quei numeri spettacolari, però sai, tante volte qualcuno anche su YouTube che dice: ma che è su Twitch? Si iscrive, magari gli diamo anche l'input per iniziare quello. Sì, Luciano, sono su Discord. Non so se stai nel server Discord, comunque basta digitare punto esclamativo Discord e ti esce il link per entrare nel server. Ale, intanto volevo scusarmi anche con te se ieri non mi sono fatto vivo, ma
lunedì lo dedico un po', diciamo così, l'ho chiamato lunedì creativo, ma questo lunedì diciamo è stato molto più di riposo, quindi chiedo scusa a tutti quanti quei amici se sì, non mi sono fatto vedere, ma diciamo così che ero in modalità stand by, quindi oggi siamo un po' più attivi del solito. Ah, ovviamente volevo ringraziare anche tutti quanti coloro che durante il fine settimana sono venuti a darmi una mano sulla Zappaland nel multiplayer crossplay, e ho notato con piacere che sta incominciando a piacere, insomma, questo format del multiplayer con i follower del canale, ma soprattutto quella della domenica mattina Caffè in Farm, che noto con piacere, insomma, che sta diventando un appuntamento ben gradito. Ho iniziato con calma, vai. Ah, ok, è perché ha detto Ale, diciamo che su Twitch il lunedì ci sono, ma proprio fugacemente. Ah, quindi avete fatto una bella chiacchieratina. Infatti stamattina ho acceso Discord perché ho detto almeno se qualcuno vuole entrare nel gioco, almeno può utilizzare Discord che il volume è un po' più alto. La Camstep, ne ho sentito parlare anche da Zappa, gli darò un'occhiatina, ma diciamo che per il momento mi sto dedicando a Odeon e alla mappa B. Figurati che non ho nemmeno iniziata la mappa americana, però ci do un'occhiata. Quella mi pare che è medio, come grandezza dei campi mi pare che è medio, giusto? Non sono quei campi grossi grossi. Ah, ok, allora, ecco, ora ricollegato a qualcosa che ha detto Zappa durante, mi pare, la live di Brixia, che ha parlato di questa nuova mappa, era in live qua, comunque aveva parlato di questa mappa, dove appunto diceva, no, era sul gruppo WhatsApp, sì, che ha detto di non prendere trattori troppo grandi per via delle strade. Sì. Ora ho ricollegato tutto. La carica caffeina comincia a fare effetto. Ottimo. Hai da provare. Così, diciamo, off camera. Che momento. E comunque è uscita pure la mod del Fiat Agri, quella lì, il trattore del mitico Peppe 978. E quindi appena posso, ovviamente. Luciano, vedi che io sono in modalità PC, non sono in crossplay. È domani che alterno i giorni. Domani invece sono in crossplay, quindi Willis 77 ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Uni uno.
Grazie Willis, grazie per i caffettini, grazie per uni 1-1, uni 1-1, uni 2-3, che è Spirulino pare che diceva uni 2-3. Grazie, grazie di cuore per il sostegno. Ah, ragazzuoli, non vedo l'ora di acquistare il trattore, quello lì che ha fatto il mitico Peppe 978. A proposito, poi ha rilasciato anche il Landini. Ecco, vi faccio vedere. Allora, Landini, allora, mi pare che trattori piccoli, vediamo un po', potrei sbagliarmi. No, allora medi. Vediamo un po'. Allora, Landini. Non quello del gioco, ma sto mouse. Ah, eccoli qua. Il Fiat Agri, eccolo qua. Questo non può mancare. Al momento però non mi posso muovere. E ovviamente anche il Landini 6LT41i. Oh, ai. E questo qua non potrà mancare nella farm. Economico, abbastanza robusto, anzi robusto direi. Ovviamente ci vorrebbero anche un po' di mod delle lame per la raccolta del mais girasole, perché quella che spiega sarebbe l'ideale. Soprattutto per trasportarlo, ma anche le stesse lame per trebbiare queste qui, diciamo così, quelle della Cressone qua c'erano sul 19. Cassone ovviamente l'ho acquistato usato, il cassone insieme al trattore, quindi solo la trebbia qua è praticamente nuova di pacca, come si dice in gergo, nuova di pack in this scatola chiusa. Ovviamente noi qua mettiamo sempre il casco. Il caschetto non può mancare. Poi dopo la live mi vado a scaricare la mappa che mi ha consigliato Aleasso e off camera la andrò un pochettino a guardare, anche se campi enormi con strade piccole, anche su Farming 19 c'era qualcosa di simile. Ora non ricordo come si chiama la mappa, comunque. Ah, ma quindi già l'hai giocata? Ah, ottimo. Ecco che ho campato. Tu a che ora vai in live? Beh, l'orario mio è sempre quello là, sempre 15:30. Calmino. Se riesco vado a fare un salto nel canale. Ah, caspiterina.
Caspiterino, e allora devo vedere fare se riesco, se finisco prima di te la live, vedo di fare un saltino. Eh sì, effettivamente alle 14, diciamo c'è ancora chi... Diciamo che l'orario buono è 15 e 30. Io ho scelto 15 e 30 perché quando c'era 9:00 in live io partivo dopo la sua live, e quindi poi ho lasciato questo orario qua delle 15 e 30, proprio per non accavallarmi alle live degli altri amici. Volevo farlo più che altro perché tu comunque ti mancano ancora un po' di spettatori per arrivare all'affiliazione, quindi tu lo sai, ci tengo a darti una mano. Quindi ottimo, è quello poi tutte farsi conoscere. Caffè patacca, il caffè che spacca. Tutto è farsi conoscere piano piano, che poi le persone una volta che vedono che la live è light, poi per esempio è una live in cui Willis 77 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Willis, grazie mille. Thank you for the hosting. Ma ha parlato inglese o guaglioni? Inglese. Sono ottimi risultati, Ale. Mo dobbiamo soltanto arrivare all'affiliazione, così l'hai scritta all'inglese, è uguale. Anche se in realtà si dovrebbe scrivere. Ah, e quindi ci siamo quasi. Ci vuole ancora un po' di pazienza. Allora, si scriverebbe così, o si scriverebbe, allora, ua, you. Così poi quando anche tu arriverai all'affiliazione, potremo dire questo. Per prima, quelle pizze diventano due. Esatto, le famose pizze di Peppe Niello. E comunque, cari ragazzi, c'è tanto di miseria e nobiltà. Naturalmente il film del Principe De Curtis in questo canale. Infatti la maggior parte delle battute arrivano da quel film là. Funicolare senza corrente. Vabbè, ce ne sono diversi. Thank you Willis again. Thank you so much. Oh yes, oh yes. Facciamo così. La zappa sto porta, la zappa sto porta, la zappa sto. Maurizio, Max, Luigi. Oh yes, oh yes.
Oh yes, oh yes. Comunque per quanto riguarda la produzione di farina, date sempre un'occhiata alle mappe, perché su alcune mappe, diciamo così, si produce più farina con altri prodotti, anche se al momento ho notato che con l'avena si produce molta più farina, e quindi io la prossima coltura che devo fare, o il prossimo campo che acquisto, lo devo piantare ad avena. Ho fatto un calcolo che dovrei acquistare almeno 5 campi per avere un ciclo di colture che mi permettano poi di rimanere per pochi mesi all'anno in disattività o in non attività, e quindi 5-6 campi sono necessari. Poi vabbè, fra serre, stalle e tutto quanto, però diciamo per tenere la produzione sempre attiva ci vogliono 5 campi con 5 produzioni diverse, fra cui anche il cotone, cosa che costa veramente un botto, soprattutto per acquistare i macchinari. E poi per quello che c'è dietro, quindi per il momento, come sto pianificando, mi dedicherò prima alla produzione di torte, quindi mi occorrerà ancora acquistare un caseificio e lo zuccherificio, e ovviamente dovrò acquistare anche le mucche, perché su questa mappa ancora devo preparare il tutto. Mancano solo alcuni ingredienti, però poi dopo si parte. Naturalmente noi siamo sempre sulla Hot Biberon, o la Hot Biberon come dice il mitico La Zappa Storta. Lady, lady, lady Chiara, anche in un ranch ridere ci fai. Oh lady, lady, lady Chiara, anche col trattore non devi mai. Oh lady, 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 oh lady, lady, lady Chiara. Oh lady, 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 oh lady, 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 lady. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Andiamo bene. Allora qua quant'è? Stiamo, mi pare, quanti litri di soia abbiamo scaricato? Bella domanda. Anche se sto campo è ancora troppo grande, quindi il prossimo obiettivo sarà quello di acquistare i campi intorno alla farm dove c'è la casa, quindi andarli ad acquistare tutti e 5. E ho sacrificato il campo 36, mi pare. Oh, il 37, pardon. Il campo 37 già è stato sacrificato, quindi per costruirci una struttura decente, quindi metterci un po' le produzioni. Naturalmente, buongiorno a tutti e benvenuti alla TICAT. Je suis en train de dire que j'ai commencé cette map-là avec la production. Donc, je vais commencer à produire le pain, puis les MS Shkurdat, MS Rishabarol, les doux,
Et puis, je commençais à produire autre chose. Donc, pour le moment, je dois acheter les vaches. J'ai déjà les poulets pour produire les œufs. J'aurais besoin, naturellement, d'autres structures pour continuer la production. Et voilà, nous sommes toujours sur la map française, la route des Roms. Je m'excuse naturellement avec mes amis de langue française pour mon français qui est mauvais, très 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 mauvais, je suis désolé, mais il y a longtemps que je parle plus en français. Et donc je suis en train de faire un peu d'exercice, voilà. Willis 77 ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. E grazie Willis. E allora, cosa direbbe Doc? Grande Joe. Grande Joe. Grazie per il supporto. Ah, le fai come me? Io per esempio la sera, tu lo sai, no? Oltre a fare lo switching fra una live e un'altra, mi preparo la mappa per il giorno successivo, vado a vedere quello che devo fare. Poi mi piglio un fogliettino di carta e mi vado a segnare tutte più o meno le cose che andrebbero fatte. Quelle che faccio poi, ovviamente, chi entra in partita, diciamo, gli lascio carta bianca, come dicevi il grande Dodo, quindi qualche volta, beh, gli suggerisco, gli faccio fare i contratti un po' più leggeri, che mi rendo conto, per esempio la ratura, mamma mia, la ratura, ci sono alcuni momenti che diventa pesantuccia. Steve, buongiorno carissimo. Bonjour Monsieur Steve, eccoci qua. Buongiorno e buon inizio di settimana anche a te, anche se oggi siamo a martedì, ma diciamo che questo è il primo giorno che ci vediamo. Patch ban. Com'è che si scrive? Pet I don't buy. Sorry. State buono, io. Sorry, I don't buy followers. Thank you. Ragazzi, ovviamente cerchiamo. Io poi dopo lo vado a segnalare a Twitch, naturalmente, perché credo sia ingiusto nei confronti di tanti streamer onesti che questi vengono a lucrare su queste cose qui. Ovviamente se potete segnalateli anche voi. Ai ai ai. Diceva Dottor, cose da pazzi in questo manicomio. E ha proposto l'acquisto dei followers. Ha scritto: vuoi diventare famoso? Compra i followers. Prime e viewers. Me la voglio sudare. La pagnotta. Saranno solitamente le mie, questi dovrebbero essere dei bot, credo. Patch PVP. Oh, grande grande Ale per il follow attivo.
Willis, ma non è la prima volta che mi capita sta cosa. Willis 77 ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Uni uno. Grazie. Cioè che poi, con tutto rispetto parlando, cioè vogliono fare festa a un napoletano, a un italiano in generale, cioè possono far festa a qualcun altro, qualcuno di qualche stato che non esiste. Allora ragazzuoli, mo vado a segnare, a portare un mossa cosa, dove devo andare? Allora, montacarichi, ok. S-basso-N-basso-I-basso-X-basso ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Mix, buongiorno. Anzi, salve, benvenuto nel canale, grazie per il follow. Hi Snix, welcome to the channel, thank you for the follow, thank you, welcome to the big 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 family. Salut Snix, bienvenue dans le canal, merci pour le follow et bienvenue dans la grande famille. Alors, oh, quasi, tagliare di qua. No, Steve, non è tanto questo, perché fortunatamente siamo tutti gente onesta. Il problema è che sti bot poi tipo fanno queste proposte, no? Poi che cosa succede? Twitch ti sgama e ti banna vita. Io siccome non aspiro a essere bannato, ma siccome canto e decanto la coerenza e la correttezza, allora ecco che mi viene proprio da dire vai giù, uscite fuori. Oi, grazie Snix, a proposito non ho fatto nemmeno lo shootout. Eccoci qua, Snix l'ho messo. Eccolo qua, Snix. Eccoci qua. Grazie Snix, me la caviccio, eh. Diciamo che il mio francese non è come quello di una volta. È parecchio arrugginito, però pian piano sto cercando di portare un po' alla luce col pennellino i vocaboli che non proprio ricordo bene. Ovviamente cari amici, come sempre facciamo, lasciamo un bel follow anche al canale di Snix. Snix porta da un po'. Ah, farming, ottimo. Alea sua allegragia, ha appena brindato con 19 caffè. Grazie mille. Ciruno. Comunque la prossima volta, alla fine di Ciruno, io ti ringrazio dei bit. Devi scrivere Ciruzzo, mo te lo scrivo, guarda, è divertente scrivere così, Ciruzzo, guarda, Ciruzzo, che fa Ciruno, e poi Ciruzzo, che nessuno va a capire che c'è la parola nascosta. Ah, vabbè. Snix, diciamo pure che anch'io all'inizio, quando ho giocato a Farming 19, all'inizio nemmeno io ho portato i contenuti in live. Dopo che ci ho giocato, penso 2001 più o meno, mi sono iscritto a Twitch perché era un'altra piattaforma alternativa al tubolo,
e volevo vedere un pochettino com'era strutturata la cosa. E poi da lì, sai, alla fine, fra una cosa e un'altra, ho iniziato a lasciare, diciamo così, tracce, quindi contenuti su Twitch, ma ovviamente anche su YouTube. Comunque non è mai troppo tardi per iniziare. Penso che all'inizio, quando ho iniziato l'anno scorso di questi tempi, non avevo né webcam né tantomeno microfono. Poi dopo, pian piano, siccome ho visto che un po', diciamo così, mi iniziava a garbare, come dicevi, dico Fernobus, e allora ho detto vabbè, mi sono pigliata una, cioè una vecchia cuffia con microfono, che si è spaccato il supporto per l'auricolare, quindi l'ho dovuta un attimino mettere da parte, che poi devo trovare un modo per fissarla, ma ovviamente il padiglione auricolare non sarà più mobile, quindi devo fare una cosa bene. E poi la webcam l'ho acquistata a settembre, mi pare. Sì, dopo 6-7 mesi più o meno. Diciamo che poi, oltre a fare contenuti di gioco, c'ho anche un altro canale, anche YouTube, dove porto, diciamo, contenuti per quel che riguarda la radio CB. Infatti sono un cibista e ho una piccola stazione radio, 1RGK 1RGK 539, dove ogni tanto, quando è il periodo in cui si apre la propagazione delle onde elettromagnetiche, allora faccio un po' di live, non lunghissime, perché poi ovviamente, diciamo, non sono contenuti particolarmente seguiti. Allora, scarica sinistra, ecco qua. E cerco ovviamente di creare contenuti adatti a tutti, quindi giovani, meno giovani e diversamente giovani come noi. Nel mio piccolo cerco anche di dare mano a quei genitori che magari danno il tablet, il PC o il cellulare in mano ai ragazzi e dicono guardate, mettiti lì buono buono e guardati qualcosa. E quindi, siccome mi metto nei panni di un genitore, e allora cerco di portare e avere un linguaggio pulito, e cercando di essere, diciamo così, non d'esempio, ma qualora qualcuno di questi amici molto più giovani dovessero, come dire, osservarmi con attenzione, allora cerco di stimolarli ad essere sempre educati a seguire i consigli dei genitori. E ogni tanto mi è capitato, in qualche occasione, di fare una ramanzina, un richiamo, ma di far notare, diciamo così, magari un atteggiamento che non è proprio il massimo. Fortunatamente, diciamo così, i ragazzi hanno apprezzato, qualcuno si è un po' risentito ed ha lasciato il canale, qualcun altro invece mi scrive in privato che, diciamo, anche grazie ai consigli è riuscito a migliorare anche nei rapporti con gli altri streamers in generale, e questo mi fa enormemente piacere. Quindi, io l'ho sempre detto, non mi sostituisco all'educazione dei genitori, ma anzi cerco di fare un implemento di
far sì che almeno possano capire, diciamo, fin dove possono arrivare con le parole, con... Massimo 3397 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Quella Massimo, buongiorno carissimo, benvenuto nel canale, benvenuto nella Lives. Ragazzi, accogliamo il nostro nuovo amico, nuova amica, buongiorno. Ora gli facciamo lo shout out, applausi. Non mi esce ancora Massimo. Proviamo fra un po'. Non ho capito perché fa così. Vediamo un po' se parte. Poi ci sono anche quelli lì che fanno capolino. E comunque, cari amici streamer, il mio consiglio, da come io mi faccio a volte, dico anche zio Dab o zio Fabrizio, il mio consiglio è quello di creare contenuti con un linguaggio estremamente pulito, perché noi non ci rendiamo conto, ma noi che siamo da quest'altra parte indirettamente abbiamo la responsabilità di affiancare l'educazione che viene data ai figli dai genitori. E quindi se noi parliamo un linguaggio pulito e abbiamo anche un atteggiamento solidale e quindi anche molto educato, di conseguenza anche loro, se eventualmente dovessero prenderci a modello, e allora ecco che si potrà fare sempre qualcosa di buono. Massimo, tu giochi a farming? O sei un bot? Dai Massimo, scrivici qualcosina. Molto spesso sono anche degli amici di Fernbus che Fernbus gli consiglia il canale. No, non girare. Ah, meno male. E noi lo facciamo, lo faccio come lo faccio con voi, lo fa anche Fernbus, lo faccio pure io, quindi ecco perché vi dico che siamo una grande famiglia e non solo a chiacchiere. UFO robot. Allora, mi pare di aver visto un altro contrattino. Questo intanto lo... Anzi, questo io direi di fare così però. Andiamo a recuperare il mezzo. Ecco qua. Modiamo giusto giusto quello che serve. E poi la parte restante la conserviamo. Siamo tutti UFO robot. Com'era, si trasforma in un raggio missile dal circuito di 1000 valvole. Qua 1000 valvole. Ma che era, un impianto stereo a 10.000 watt. Anzi a 10 kW per dirla. Come quelli che parlano bene. Ok,
fece la canzone degli 883 era La radio a 1000 watt, contenuta nell'album La donna, il sogno e il grande incubo. Accendiamo il lampeggiante qua. Ah, mi dico trattoria, allora ragazzi, ottimo. Che dite ragazzi, ce la faremo a salire là? Però se mi ho sbagliato strada un'altra volta, eh sì, va tutto a destra, dovevo andare. Ma devo farmi la salita, la mega salitura. Oppla! A proposito ragazzi, com'è il tempo dalle vostre parti? Qua oggi a Napoli, dalle mie parti, è un buon nuvoloso, però tutto sommato c'è, come si dice a Napoli, che la lenze sole, ovvero quel lembo di sole che se vi mettete là così come i pannelli fotovoltaici o come i girasoli, ah, un po' riscalda. Vento per ora non ce n'è, quindi diciamo che ce la stiamo cavicciando. Ah, chat, a proposito, a qualcuno di voi serve sapere dove ci sono le cartucce, queste qui, i posizionabili, come si chiamano qua, i collezionabili? Fatemi sapere in chat se a qualcuno serve sapere dove sono, che vi faccio vedere i posti. Oramai ho imparato a memoria i posti dove ci sono i collezionabili. Ovviamente anche per voi che state guardando questo video in replica su Twitch e su YouTube, se avete bisogno di conoscere la location dei collezionabili, lasciate un commento qui sotto e poi cercherò di farvi un video apposito dove vi mostrerò dove sono situati. Dai su, non male, non ricordo nemmeno quanti cavallucci gli ho dato qua. Ah, ottimo! Cosa, posso aiutarti comunque, Tim? Posso aiutarti? Questo qui per esempio ti posso aiutare. Allora, se la memoria non mi inganna, uno lo trovi alla stazione dove c'è il campo 2. Salendo sulla banchina, verso la fine, c'è una cassa. Lì sopra trovi il primo pezzo di formaggio. Il secondo, poi, lo trovi. Uno lo trovi su un lato della chiesa, su una panchina. Un altro invece lo trovi dove c'è il caserai, quindi dove c'è il caseificio. Venendo dalla chiesa lo trovi a terra prima di un vaso grosso per i fiori. Dopo ti faccio vedere dove sta, ci facciamo il giretto. Faccio così, Tiff, se per te non è un problema, no, quindi facciamo così, mi faccio quest'altro contratto, poi chiudo questa live qui,
E facciamo una live. No, no, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, così ve li faccio vedere insieme. Non ci sono problemi, tanto io sulla zappa li vado a fare. Ah, però tranquillo, tanto c'è tempo. E se posso aiutare qualcuno mi fa enormemente piacere, quindi non ti preoccupare. Tanto io devo chiudere questo, riaprire l'altra mappa e ti faccio vedere dove si trova. Non ti preoccupare, a zio Dab. Tanto ci vogliono giusto là, mi pare 10 minuti d'orologio, quindi non ci vuole nemmeno tantissimo tempo. No problema, Tiv, siamo in famiglia qua, in famiglia. Allora, ora voglio rivedere se questa accetta la farina, queste semi di soia. Nel frattempo, Ale, hai visto? Dall'ultima volta che sei venuto in farm, guarda qua, ne abbiamo depositati due, ops, e ne sono apparsi sei. Allora, vediamo un po', mi pare di no, eh. Semi di soia. No, ok, li mettiamo nel silos. Oppala. È arrivato a sto punto. Se riesco a prendere una lama più piccolina, meglio ancora. Altrimenti. Vabbè, tanto non è un problema. Oppala. Ok, allora riscuotiamo i soldi del contratto qua. 5.000, ok. Ok, Vin. 5 più 2 sono 7.000. Tac, esatto. Allora, mietitura. Ok, campo 42. Campo 42. Allora, vediamo un po' se troviamo lame usate. No, solo la cippatrice. Allora, vediamo un po'. 53.000, ok. 6 metri, 3 tonnellate, 2 tonnellate e mezzo, questo è più leggero. 3 tonnellate, e quanto pesa? Beh, quanto pesano? Niente, questa. La nostra John Deere, 53.000. Vediamo se c'è qualche altro contratto da fare, che ci devo fare altro questi soldi qua. Irrorazione, fertilizzazione, ecco qua. Ciao Ale, grazie per essere passato il live. Alleanza Allegra GA, yeah yeah. Allora, quindi accettiamo il contratto di fertilizzazione. Dove sta? Fertilizzazione, ok, perfetto. Ok, il peso già c'è, perfetto. Ok, allora abbiamo staccato, perfetto. Oh, ragazzuoli,
ci facciamo quest'altro contrattino, poi andiamo sulla Ellengrad e andiamo a far scoprire i punti dove ci sono i collezionabili all'amico Dio. Così faccio un po' di ripasso pure io. Allora, campo 45, pare che sta qua vicino il 45. Ah sì, dopo la stazione, ok. Ok. On va faire des petits travaux sur le champ 45. On va travailler. Je peux te faire. 46, così mi potrebbe dire 45, sta qua. Questi mi tornano utili. Molto molto utili. Come sempre vi invito ad attivare la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale quando vado in live, sia qui su Twitch ma anche ovviamente su YouTube, per essere informati quando vengono pubblicati nuovi contenuti. Boh, ci finiamo questo contrattino qua e andiamo sulla Ellengrad. Après cette directe, je vais vous montrer où sont les collectibles dans la map Ellengrad. Donc s'il vous plaît, restez sur le canal et naturellement, je vous conseille d'activer la petite les notifications. Thank you.
Ah, quanto volevo. Peccato che il macchinario che serve per la raccogliere cotone costa un sacco. Se avessi fatto anche un macchinario per raccogliere il cotone più piccolo, avrei sicuramente già piantato, ma per il momento non si può. Siamo quasi. Div resta sintonizzata che poi ritorniamo intorno qua con il trattore in farm, poi termino questa live e andiamo a vedere dove sono messi i posizionabili, gli oggetti da collezionare, i collezionabili. Ecco qua, disegniamolo per bene. Ecco qua, OK. Così faccio anche esercizio io, caro Tio, perché ne ho bisogno. E poi comunque, vedi, alla fine questo canale è nato proprio per dare una mano, quindi non ci sono problemi. Tio, ci sei ancora? Non mi hai abbandonato. Tranquillo, non dico qua, se porto il mezzo in farm ed arrivo. Ci sto giusto il tempo di chiudere questa live, aprirne un'altra e ti faccio vedere dove sono tutti posizionati, tutti i pezzi di formaggio. Un paio mi confondo sempre la posizione. State guardando questo video in replica, la programmazione continua. Per voi invece che state guardando questo video in diretta, l'appuntamento è per oggi pomeriggio dalle 15:30 in poi con Euro Truck Simulator 2 con il Turbo Star di Rough Garage, mentre invece per voi che siete interessati a scoprire i posizionabili, i collezionabili sulla farm, sulla Ellengran, vi prego di restare sintonizzati nel canale giusto il tempo di chiudere questa live e saremo tutti belli pronti e pimpanti. E allora grazie mille a tutti e state buono, ciao.